Ok, poi ti aggiungo di vedere, non è tanto modo, qua il refresh e poi non va. Ah, tra un po'. Aspetta che scambio qua. Beh. Ciao a tutti ragazzi, ben trovati, martedì pomeriggio. Ogni tanto ce lo buttiamo in mezzo che ci sta sempre bene un martedì pomeriggio. Eccoci, adesso siamo on. Quindi ben ritrovati a tutti, vediamo oggi, ciao Alessia, vediamo di trovare persone che generalmente comunque il venerdì pomeriggio magari non possono, non ci sono, quindi il martedì ci fa anche piacere che alcune persone magari riescono a seguirci più facilmente il martedì. Quindi ben ritrovati a tutti, a parte i soliti, quindi ciao Stefano, ciao Andrea, ciao ciao GB, ciao a tutti. Ciao Francesco, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao. Skull, non provare a chiudermi Twitch, no, non lo facciamo più. Abbiamo capito, Skull, che se vogliamo uscire anche su Facebook allo stato attuale delle cose abbiamo bisogno di una nuova CPU. Quindi se avete un 7820X, un 7000 e 12000K che vi avanza, poi la schermata ce la mettiamo noi, però mandatecelo perché ci serve, perché in queste condizioni non possiamo streamare. Metteremo donazioni super chat a partire da 200€, così con quattro donazioni abbiamo fatto. Anche 3 punti. È vero, bel pomeriggio a tutti, e poi avevo letto 570, pensavo fosse MD. Sì, è vero, ciao. Sogni male, ciao, sogni proprio, malissimo. Ciao Jon Snow, fate un bel 79X, complimenti per la competenza e l'entusiasmo. Grazie mille, non so se è una battuta o se è vero in realtà. Oggi in realtà non ci va molto di lavorare perché già abbiamo dato parecchio questa mattina. Sai, portateli quelli rognosi, quelli portateli, abbiamo fatto tubino acrilico, abbiamo fatto comunque un po' di cosine. Ragazzi, vi posso anticipare una cosa, abbiamo delittato diverse cose questi giorni, in particolare un 7600K. Sì, quello che vi abbiamo detto venerdì scorso. Chi è che ha messo dislike? Non vi azzardate a mettere dislike assolutamente. Quanti siamo? Andrea Guarnieri, perché giustamente non è una GTX 1050 Ti, quanto costa da noi? Max, leggi sul nostro sito, tanto lo trovi scritto qui sopra a me, sopra la mia testa. Ciao Alessio, ciao. Quindi allora, cosa facciamo oggi? Allora, poi non ho visto che non era e ho messo dislike, giustamente. E sono già 3 dislike. Non è una battuta più che se... Ah ok, grazie Andrea. Io Stefano, sì, però comunque non va bene questa cosa. Tu vieni a guardare le nostre live e metti dislike. Comunque è sempre rovini la percentuale. Ciao lo Smith, ciao Nicolas Zagaria, ciao, ben trovati a tutti. Quanti siamo? 23, ancora pochini. Allora, intanto vi spiego cosa facciamo oggi. Come avrete letto dal titolo e dalla descrizione che abbiamo su YouTube, oggi andiamo a cambiare case, quindi questo case che vedete qui lo andiamo a smontare completamente, lo andiamo a sostituire. Grazie Alessio. Lo andiamo a sostituire e ci andiamo a montare tutto quello che c'è qui dentro, escluso questo bestione qui che è enorme, come vedete, guarda, davanti è grosso. Quindi ovviamente andremo a mettere tutto questo dentro al Corsair che è lì per, no, è qui per terra, questo scatolone nero. E poi metteremo raffreddamento a liquido, quindi Corsair H100 IV2, e la scheda video andremo a smontare questa e ci andremo a mettere una 1070. Fabio, no, oggi noi andiamo a descrivere i componenti. Ciao Angen, ciao. Per dissipare un 7700K, un Antec H600 Pro va bene. Allora, John, va bene, però dipende in quale case lo metti, perché comunque sia, se overclocchi un pochettino soffre, cioè comunque, a meno che non delitti, perché noi abbiamo visto comunque sia che il 7600K che abbiamo delittato, facendolo con metallo liquido, abbiamo recuperato tantissimo, e lo vedrete sul video che uscirà nei prossimi giorni, quindi già con quello recupereresti tanto, quindi, però sì, lo potresti fare. Vabbè, JDB se te ne vai, tanto comunque la live rimarrà salvata, tanto non sarà una live lunghissima, ovvero comunque il pomeriggio così, tempo di smontarlo, insomma rimontarlo all'interno dell'altra parte, ci metteremo sempre la solita oretta più o meno. Metterò un like quando farò un PC con AMD, sì, va bene, poi come non appena ce lo commissionano, Alessia ti ha eliminato il messaggio, vabbè non c'era bisogno di soldi.
il pezzo per il Delit dove lo prendi? L'abbiamo preso, Alessio, l'abbiamo preso da un fornitore in Germania, perché in Italia si fa molta fatica a trovare, perché ce l'ha Drago sul sito, però non è disponibile in quel momento, quindi se lo ordini lì il rischio che stai un mese o più senza prima che ti rientra. Ah bene, questo qui Luca 12 ci risponde alla domanda che abbiamo tirato fuori, il quesito che abbiamo tirato fuori il venerdì scorso, ovvero voglio dirti che si dice lo pneumatico perché le prime due lettere sono consonanti, esempio lo psicologo, me l'ha detto mia mamma. Bene, allora ringrazio la mamma che gli sei andata a chiedere il consulto, penso che comunque è perché magari ne sa di più. Il relatore da lontano sembra un vuoto, se noti, infatti questo qui è il Master Delid 77K Delid, ragazzi, ci è appena entrato, l'abbiamo preso in assistenza, ve l'ho detto che abbiamo dato il via al Factory Delid, quindi ormai la gente ci comincia a fare affidamento e c'è sempre il bello della diretta. Questo qui è il Master Maker 8, Master Air Maker 8, quindi comunque sia era tipo il vuoto che faceva Corsair prima, Cooler Master prima, quindi più o meno è quello. Infatti fa la professoressa. Quello ovviamente paga, se lo usate, lo avete come secondo distillatore, su quello ci pagate l'IMU. Praticamente sì, praticamente è una casa. Comunque Luca 12 ci ha detto, si dice lo pneumatico perché le prime due lettere sono delle consonanti come lo psicologo. Gli ha detto la mamma che è professoressa d'italiano. Ma se, l'applauso anche solo per averlo chiesto. Sì, è andata a chiedere, pensa, si è ricordato, quindi ne ha parlato a cena. No, no, grande. Ma buongiorno, ciao Marcello Grandi, ben martedì a tutti, naturalmente cominciamo ad essere 36, quindi ci fa piacere, stavo spiegando un po' tutto quello che andremo a fare oggi e aspettavo un pochettino che si popolasse un po' la nostra chat. Ciao amico gamer, ciao. Giorno MacGyver, ciao Gigi Scasi, perché ormai facciamo praticamente tutto. Consiglio la chat, c'è ragione, vediamo questo. Consiglio la chat, è bravissimo, adesso la fixiamo, il buon Fabio sistemerà tutto. Come avete visto aggiustiamo tutto quanto. Nel Crystal ci fanno una domanda da Twitch. Nel 570X ci sta il raffreddamento al liquido con custom con due radiatori? Oddio, con due radiatori forse davanti è un po' strettino. Fisicamente magari ce la fai pure, no, ma non è proprio il che devi fare. Il radiatore dietro da 120 naturalmente e da davanti da 240. Stai un po' strettino per posizionare la pompa con la vaschetta. In realtà ce la dovresti fare, perché con una cosa che ti diventa più grande è la parte posteriore, dove invece di esserci solo una ventola c'è anche il radiatore e ventola per raffreddare la scheda video, non il doppio passaggio. C'è il doppio radiatore, scheda video, riesce, si raffresca di nuovo, va la CPU e poi, ok? Bel distillatore, ciao Michele, ciao. Il alimentatore giustamente ci sta benissimo. Allora, ho visto poi i benchmark tra l'i9-7009 e il 7007, no. L'i9 è più potente in gaming. In gaming forse secondo me se la giocano, sono quasi sullo stesso livello secondo me, forse su alcuni tipi di giochi. Però di fatto secondo me stanno più o meno lì e la differenza del 9 la fa. Raga, giochi nuovi avete provato? Chi ha provato? Destiny e Quake Champions. Vabbè, Destiny hanno fatto una beta ma uscirà. Voglio te. Vabbè, Quake Champions ha provato qualcuno. Quello è solo per veri pro. Vero. Non a caso io l'ho scaricato. Allora, cominciamo. Lui ancora no, ci sarà un motivo. C'è qualcuno? Di là che dobbiamo fare qualcosa? Ok. Bene. Stefano, ti piace l'ultima versione LGB da Cooler Master MS120? Ti dico che ancora non ho avuto modo di vederla, perché questi giorni siamo stati un po' incasinati. Non devo le farmi il PC, non gliela faccio più, o giuro. Questo lui comunque ce lo dice proprio in. Vuol dire che sei di Roma. In romano correggiuto. Allora, intanto io comincio a smontare pure questo, che così c'è una presa d'aria in più. E comincio a smontare un po' tutto quanto. Tanto che stavo dicendo mentre leggiamo. COD World Warfare 2, mente, dice Alessio Tommasi. Vabbè, tu smonta, ci penso io. Uno slide di 9,70 è equiparabile a una 1080? No. Ha risposto a Joe un bocchese. Sì, no, quello non lo ha risposto. Radiatori che sta sui 2,250. Un bocchese e custom loop è il... Purtroppo bisogna prendere un case grande. E il problema è che adesso ultimamente si fa fatica a trovare case così grandi. Cioè comunque te li butta tipo su... Forse cioè hanno proprio largo. Tipo 780T, cioè questi case grossi che comunque non c'hai, cioè c'hai tanto spazio tra le ventole e poi arrivare prima all'hardware, c'è tanto spazio in mezzo. Allora, adesso io la beta l'ho scaricata, l'ho sparato tutta ultra e mi occupava 2100 GB, 21 GB forse, e sto con una 750 Ti.
Allora, forse intendevi 1100 MB forse di RAM. Mi pare troppo uguale al primo, sto Destiny, mi è migliorato la vista, ma il gioco è sempre quello. Ma gioco... Stefano, visto che c'è, dico che il pacco, i pacchi che sono due ti arriveranno domani. Esatto. Quel case è il CM693, questo qua, sì, bravissimo, la versione bianca. Assassin's Creed Origins è da prendere, prima da prendere è da vedere, perché se dicono che l'hanno rifatto, ma non so se poi effettivamente si diversifica dai titoli precedenti, che era diventato un po' stucchevole, dopo un po' è diventato un po' ripetitivo. Quindi... Vai, puoi andare, leggo io. Grazie. Ma io tanto leggevo e aspettavo che imbrasasse gente, come si dice. Allora, vabbè, la gente sta imbrasando. Allora, smonto, io vabbè, già abbiamo risposto. Poi Sir Lavo da Twitch ci dice: Quake è giocato dal D1 della beta, al D1 della beta. Bene. E dice: merita, ma se sei un player di vecchia scuola farei fatica a fartelo piacere. Ecco, su questo io vorrei aprire un discorso. Perché allora, partendo dal presupposto che non l'ho provato, appena l'ho visto io ho pensato una cosa. Ok, io e Stefano magari siamo un po' più anzianotti, giochiamo dal 99, 2000, 2001, quindi ci siamo vissuti un po' tutta l'evoluzione del gaming. Prima era molto skill based, come si dice, quindi serviva proprio la mira e basta, l'80% era quello. Poi con i vari COD si è passato a qualcosa di un po' più evoluto, fino poi ad arrivare a tutti i MOBA, Overwatch, che hanno rivoluzionato tutto. La prima cosa che ho detto quando ho visto il trailer di Quake è stato: se hanno rifatto Quake con la mappa più grande, la grafica aggiornata, dura 3 giorni. Perché? Perché la gente non è più abituata a un gioco dove è importante sparare e basta. Se invece hanno fatto una cosa, adesso non so com'è, però se hanno fatto una cosa un po' più complessa, con le classi, col personaggio che può progredire nel corso della partita, che poi sono le caratteristiche base di un gioco moderno, in quel caso potrebbe prendere piede se è stato fatto bene. Poi ovviamente sappiamo che chi l'ha fatto non è proprio l'ultimo degli arrivati, quindi queste cose diciamo che le sanno, non è che devo spiegargliele io. Però un gioco come Quake a oggi aggiornato non ha senso, quindi se l'hanno solo aggiornato non ha senso. Sicuramente piacerà meno a quelli più anzianotti come me, però bisogna pure accettare il fatto che le cose vanno avanti, quindi siamo noi che ci dobbiamo piegare alla massa. Certo, non mi aspetto un gioco come Overwatch, attenzione, perché se è una copia di Overwatch ovviamente non va bene neanche così. Io quello che ho visto è troppo similare a Overwatch, cioè troppo, la versione multiplayer, almeno quella della beta che era multiplayer. Sì, beh, Overwatch però è molto cartonato. Ma quello sarà leggermente, però, cioè, io ho visto, cioè, tu puoi saltare, c'è il propulsore, quindi fai il doppio jump, salti dall'angolo, esci già saltando, fai il secondo salto quando ti pare, quindi la barra spaziatrice, mentre stai a terra lo ripreme, quindi è più difficile da colpire, ma tu puoi colpire in aria, sparare, cambiare arma al volo, sparare. E Lapo dice: è ancora skillato il gioco, ma il fatto che abbiano vita e velocità diverse lo rende difficile nell'approccio. In realtà diventa un gioco sicuramente più di team, quindi purtroppo, come ti dicevo, un gioco oggi con tutti i personaggi uguali, con le stesse skill, le stesse armi, non è che non sarebbe bello, lo sarebbe, il problema è che non incontrerebbe la maggior parte del pubblico, perché poi dall'altra parte c'hai dei giochi più vari che ti porterebbero poi a non preferirlo, o comunque saremmo in pochi a scegliere un gioco del genere. Poi ripassiamo di qua. Guarda, della dicevano prima, hanno chiesto se nel GX330 ci va Radiatore 240. Che ci va? Sai, credo di sì, anche se non è un case che ti consiglierei per la misura che ha rispetto al Radiatore 240 che vuoi mettere. Cioè, purtroppo il case, quando lo scegliete, dovete stare un po' attenti anche allo spazio. Stefano, grande Fabio, qualche altra bella cosa in arrivo dell'usato? Allora, per adesso no, nel senso che non abbiamo computer da smontare, a parte forse un dissipatore aria, un 690 come questo però nero, e per adesso ti direi nient'altro. Poi quello dipende sempre da capace che da qui a stasera entra qualcosa e non posso prevederlo. Allora, salve raga, è meglio uno slide 1080 o una singola 1080 Ti? Dipende, cioè sulla carta 2080 vanno di più, all'atto pratico io ti dico che con lo slide devi sempre considerare, se ne hai già una magari ne affianchi un'altra, però c'è sempre il problema che... Ah già, me l'ho dimenticato questa cosa, scusa, lui ti può fare lo slide 1070? Ah giusto. Che lui ce ne ha già una. Quindi, prima ho detto, invece la sostituiamo, mi ricordavo che era tipo una 960, invece questa è una 1070. Ok, vabbè, vai, continua. Vabbè.
Amico che mi becchi salva, raga, ma ok, che abbiamo risposto Far Cry 5 troppo figo, ma devono fare qualche aggiustatina. Non lo so, quello io ho visto un pezzo di gameplay e devo dire che mi è piaciuto. Poi bisogna vedere quando esce, a me poi mi interessa più che altro non tanto ormai il gameplay, a me mi interessa l'apertura mentale che gli danno, tipo per dire in Destiny 2 hanno messo la possibilità di giocare insieme cooperativo, quindi missioni si possono fare più per Far Cry, hanno dato la possibilità di fare cooperativo, cosa che Far Cry prima non ha mai fatto, quindi... Stefano, SSD su iMac 27 letto 2013 è fattibile? Sì, ci dovrebbe essere un video nostro a riguardo, il problema è che già da quello in avanti va scollato completamente il vetro, vanno cambiate le stripe, quindi va incontro ad elevati costi di manodopera. Comunque è possibile farlo e non vorrei sbagliarmi, ma su quello è anche possibile aggiungerlo. Il prezzo è molto variabile, calcola che tra stripe, installazione e tutto andrei a spendere sulle 150 euro circa più l'SSD. Così proprio la spanna. E poi se mi mandi via mail il seriale preciso della macchina ti so dire esattamente al millesimo quanto spendi e in che tempo te lo riusciamo a fare. A Ivano più tardi provo le cuffie del PC. Da dove la stai guardando la live? Ivano è il ragazzo che ha ritirato, tra l'altro a Ivano abbiamo fatto un delid sul 7600K. Non dire quanto ha guadagnato. No. Perché deve uscire il video. Ivano poi... non lo scrivere, te lo dico prima. Ci stanno Waterblock per 1080 Ti? Sì. Ci stanno, sono usciti. Il prezzo del case nero usato che parlavi prima, ma guarda, non sta messo proprio come nuovo, quindi credo che alla fine lo daremo via intorno alle 20-25 euro, non di più. Io ho un S340 Elite con un H100i V2 davanti e in futuro vorrei fare un custom loop per la GPU. Secondo voi mi conviene fare due radiatori da 120? Allora, fermo un attimo. Se c'è l'S340 Elite, l'H100i V2, il custom loop, se metti una buona pompa secondo me lo puoi fare anche sostituendo l'H100 con un buon radiatore da 240 e basta. O almeno io farei così, a meno che non devi fare una cosa ultra spinta, insomma, che cazzo, è comunque quel radiatore da 120 raffreddi abbastanza bene se fai un overclock normale. Che ti serve? La mazzetta? Sono spannati tutti le basette sotto, quindi la vite che questo, quando Stefano assembla, no, e vi dice state attenti a scegliere la vite giusta in funzione della basetta, perché succede questo. Vedi, quando vai a svitare se ne porta dietro una, due, tre, praticamente quasi tutte, praticamente qui sotto di 8 viti ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 viti che hanno la base sotto dietro la basetta, quindi vanno a smontare un pochettino, poi cioè da smadurnarci un pochettino. Parte quello. Ok, allora dal case abbiamo recuperato tutto, giusto? Allora, raga, meglio un i7-3820 o processore più nuovo con la stessa cifra? Ho visto il processore da voi sul sito. Allora sì, Michele, il processore è un i7, però andrà a malapena come un i5 di oggi quel processore, ma il problema non è tanto quello, il problema è che di quel processore a oggi sta sul sito e credo che rimarrà lì, perché quello è un processore di cui a oggi non esistono in commercio scheda madre, a meno di non trovarla usata, e usate costano tantissimo, quindi al momento diciamo che la cosa non è fattibile. Quindi abbiamo quel processore sì caricato sul sito, ma sta lì da qualche mese e credo che rimarrà là finché non saranno disponibili schede madri, cosa che non credo che succederà, quindi praticamente è buono per una collezione di CPU, non per altro. Sì, abbiamo la sezione usato nel sito, se vai su hardwareroma.com c'è proprio la sezione usato garantito e lì è diviso per categorie. Mo che me ne devo andare, me ne vedo la live col 4G. Ok, attenzione alla qualità che metti, perché sennò qui, a meno che non c'hai un bel contratto di quelli seri, fai una bruttissima fine. Ci fai anche il cambio di pasta termica? Il cambio di pasta, Stefano Cucciardi, a chi? A lui? È per forza, perché dobbiamo cambiare il dissipatore. Sì, sì. In automatico. Sì, adesso noi stiamo abbastanza bene, hai visto il video delle vacanze? Diciamo che ci siamo un pochettino rilassati, siamo tornati carichi a bomba. Provate a controllare, ma sul vostro sito non lo trovo, l'H440 non lo vendete? Guarda, non lo vendiamo perché abbiamo avuto difficoltà nel tempo a venderlo, perché è un case che comunque sia costa tanto e non gode di buoni spazi interni secondo noi. Quindi tutte le volte l'abbiamo preso facciamo fatica a venderlo, alla fine l'abbiamo tolto direttamente dal sito, sto qua. Stai qua.
Bene, ma io tanto faccio come dico io, quindi vedi, poi metti, ci metti il chicco di riso. Non ha aderito a tutta la superficie della CPU e il processore è un po' sporco, cioè è poco sporco, perché l'estremità in alto a destra e in basso a destra ovviamente non c'ha pasta termica comunque. Allora, come andrà a finire con l'Hackintosh? L'Hackintosh, se vai a vedere, è finito. A parte ci abbiamo avuto un piccolo problema che stiamo risolvendo, ma l'Hackintosh ci sono tutte le puntate, quindi è finito. Poi, una tot buona che dovrei comprare per il PC? Non lo so. A quanti codici di promo adesso li faremo uscire sicuramente, stiamo vedendo di anche sistemare quella cosa. Proprio nelle sessioni di gaming estremo fate live, beh lo so, noi quando ci piace così, il pivero dall'iPhone grande. Vai, mettici la maionese, sì. Io Aerocool P7 C1 ce la faccio a fare un cast loop, per metterci un 360 avanti e un 240 su, non lo so perché non conosco sinceramente il come è strutturato all'interno quel modello di case, quindi non ti so dire. Bello il video delle vacanze, ma aspettiamo tutti l'anno così. È vero, se non è senza aspettare e comprare un notebook in vista dei processori KB-Link-R che saranno quad core già nella versione a basso consumo, beh, se stai pensando di farti un notebook da gaming e non hai un'impellenza proprio da oggi a domani, sì, direi è giusto magari aspettare, perché comunque sia compri una cosa di ultima generazione, specialmente perché i notebook si svalutano abbastanza in fretta. Sirlapo, in che zona di Roma siete? Siamo zona Tiburtina, quindi stazione Tiburtina, più o meno, per farti capire l'altezza. A parte il vostro, conviene prendere 7.7K a Natale, magari sperando il qualche sconticino, aspettando la generazione Intel? Sconticino saranno poco e niente, quindi di fatto se devi aspettare 3 mesi e stare senza PC perché vuoi aspettare per risparmiare, ti dico fatelo domani, tanto è la stessa cosa. Cioè le oscillazioni di mercato oscillano poco. Però tanto quando usciranno i nuovi processori questi spariranno, quindi, e non li troverai a basso prezzo, insomma. Oggi nel rallentatore dice per l'Hack Cube, non dura di scendere dal letto per finire. Purtroppo ti sei infortunato nel. Ciao Ivano, ci troviamo alla prossima, buon lavoro anche a te. Ti sei infortunato al momento peggiore perché comunque ti sei fatto male quando c'avevi il sacco di queste piccole cose in piedi. E dai, dimagri a forza di spammare la pasta termica, sì è vero, qua siamo. È vero che questo ci fa dimagri. Lapo, hai risposto a Lapo, stiamo a sì, Tiburtina. Già fatto. Noi personalmente siamo originari di La Rustica. Ma perché tu ogni domanda te ci perdi troppo? La risposta è. Ho capito, Ciccio, allora che dopo me ne vado. Ma no, te. Ma la risposta deve essere più rapida. Ma che sì, cazzo? Ma dammi la parola con Intel Xeon i5, no. Cioè, facile, capito? Così, secca, rapida, indolore. Sì, sì, ho capito, ma devi fare un minimo di conversazione. Ma la conversazione la fai leggendo un po' tutto, vedi? Poi tu leggi la domanda. Ciao ragazzi, io faccio. Ciao ragazzi, una domanda. Il sistema su SSD HDD per storage, 8 GB di RAM Vengeance 2004, il 4520 in AB250, ho un piccolo problema con GTA. Cambia il processore. Via, prossima domanda. Cioè, che te devo dire? Ma la professionalità in quello che fai, dov'è? Eccola, smonto mentre parlo e do ottimi consigli, perché che diresti tu a una persona del genere? Ponimi una domanda, non me l'ha fatta. No, quella era di prima. Ho qualche problema su GTA 5. Dopo che ti ha detto la configurazione. No, ti ha detto, poi ha detto, ho un piccolo problema con GTA 5. Ok, okay. Che problema vorresti avere? Che problema hai? Che fa pochi FPS, per quale motivo? Non ti sta per dire quello. Se ti dice crasha... Cambia CPU, certo. Va bene, ok, allora, scusa. Mi fai fare a me? Fabrizio, se disabilito il file di patching il gioco si chiude, dandomi errore che l'app si chiude mentre se lo riabilito va bene. Da cosa dipende? Questo è il suo problema. Non disattivare il file di patching. Non disattivare il file di patching che gli serve. Avete personalità diverse ma comunque professionali nel vostro genere. Io sono professionale, quello non c'ha niente. Chi lo dice? Lo fa, come... Vabbè. Ok, a parte questo, ti do la torre di Babele con cui giocare, così lasci stare il telefono nuovo. Che cos'è questo? Allora, è il pezzo del dissipatore questo qui. Poi, abitassi a Roma, vi tartassere ogni giorno, siete troppo simpatici, sono di Catania. È quello, se un domani passi a Roma o comunque vieni a una fiera o vieni a qualcosa, ci fa piacere se ci passi. Bravo, Lapo, riesci a trovare così se fanno qualche partita al Tesla con Quake Champions, se questo non capisce nulla. Facciamo un problema però. Mo te lo espongo subito. Esponimelo. Lo Scottex? Non mi hai mandato a comprarlo prima. Carta igienica.
Adesso. Carta igienica in live. Carta igienica in live, ragazzi, siete d'accordo su questa cosa? No, al Games Week non ci saremmo, no, purtroppo no. Manderemo gli Iannello al Games Week. Però non ci siamo noi come stand. Dico, non siete d'accordo? No, vabbè, dai, usiamo la carta igienica. Cioè, proprio così. Fazzoletto. Un tempo, non ce l'abbiamo. È figo però con la carta igienica. E poi ti faccio vedere proprio la... Vabbè, vediamo un attimino che proviamo. Se abbiamo un pacchettino di fazzoletti buttato da qualche parte. Cosa che non è assolutamente possibile. Va bene, andremo con la carta igienica. Fazzoletti di carta, non c'abbiamo niente, abbiamo finito il rotolone, quello grosso, che noi chiamiamo rotolone, e siamo senza. Allora, salve, ciao Games, ciao, salite da questo letto. Stavo salutando un delite su un i5-7006, non ho poi temperatura, ma alla fine è abbastanza. Oh, mamma mia, ragazzi, allora, questa diventerà storica. Raga, mi è capitato che vi entrassero fan nel negozio? No, cioè, tutti quelli che vengono in realtà non è che sono fan sfegatati, mica siamo... insomma un gruppo famoso, però vengono e ci facciamo sempre togliere la pasta di mia bruciata, però comunque ci dicono vi seguo, sai, bravi, siete bravi, insomma. Vabbè, oh, scusa, vai con la carta da culo, se non altro se è morbida, più ascolta. Ragazzi, questo è proprio dire, noi pensiamo, scusa, ai nostri processori, li trattiamo come, cioè, nel senso che io, bella morbida, no? Bene, allora. Ah, questo è un... oh, mazza! Che cos'è? Questo è un 6700K, questo ci faceva fare delete, facevo il test come... Ci ha chiesto, non è che tu ogni cosa che passa poi delete? No, perché io ho quello questo a casa, il processore, quindi... Però è strano, cioè 0270 col 6700K, perché? Cioè, doveva essere il contrario, 0170 con... acquisti fatti su internet, lascia fare. Allora, va bene, dai, a parte questo, prendiamo un nuovo case. Dire che ci siete al Modena Week, al Modena Nerd, no. No, perché è difficile, ti spiego, è difficile che ci allontaniamo dalla nostra città, non peraltro, ma perché noi ovviamente cerchiamo di abbracciare un pubblico che poi possa diventare poi un domani anche nostro cliente. Quindi qual è il problema? Che finché siamo vicino a Roma teniamo i costi bassi. Se andiamo già a Modena sono trasferte che ci costano almeno 2000 euro se ci muoviamo in 2-3 persone, tra dormire, stand e tutto, quindi non ce la facciamo. Ci piacerebbe, però, quando diventeremo famosi. Allora, cosa ne pensate di Gigabyte G1 1060? Sì, è una 1060 da 6 giga, non è male. Cosa ne pensate dell'AMD X4 950? È comodo per se ti manca il riscaldamento a casa d'inverno, invece una stufa al pellet, hai un X4 950. Comunque, più o meno, hai lo stesso risultato. Poi, andiamo avanti, AMD Ryzen 7, cosa? Sarete presenti a Lucca? Abbiamo tutte le domande di tutte le fiere d'Italia. Raga, a Romix e basta. Siamo a Romix e fiere limitrofe, ovvero quelle intorno, quindi L'Aquila, Teramo, questi posti qua. Saltrano forse la Dispoli. Poi magari andando avanti, quando avremo ancora più iscritti, quindi che ne varrà la pena semplicemente già per... il semplice fatto che vi veniamo a trovare, quindi ci possiamo trovare in diversi posti, allora in quel caso possiamo pensare di venire magari non con lo stand a quel tipo di fiera, ma come youtuber. In quel caso, poi questo succederà fra anni, quindi comunque fra anni, se continuate così che non condividete i video, non dite ai vostri amici come... che seguite il canale, eccetera, è a voi. Come si dice a Roma, per il momento state bene così. Allora, ciao ragazzi, S340 Elite Corsair Carbide 400C, quale consigliate? S340 Elite, grande, bello il Salento, grande Alessio, quando vengo nel Salento ti giuro che ti vengo a trovare, che mi fa molto piacere, il Salento è bellissimo, quando si va a mare l'estate si sta da paura. Poi, intanto io smonto qua, William, S340 Elite sicuramente. Sì, poi, mentre del Ryzen 3 1200 non lo so dove siete i benchmark, però comunque ormai Ryzen più o meno è un'alternativa se lo preferisci come, più che come processore, come chipset da farci girare tutto il sistema sopra. No, santo morabito, non è che non ce l'abbiamo, è che non ce l'abbiamo caricata nel sito, ma possiamo averla in un giorno, cioè tutto ciò dei marchi che trattiamo che non trovate nel sito in un giorno ce l'abbiamo. Vi voglio in Molise, ci dice Mafra.
vedremo. Prima o poi lasceremo il Pivox, quindi lo stagista, fisso qui a sgobbare, e noi andremo in giro a tutte le fiere a venirmi a trovare. Cosa ne pensate del Ryzen 7? Penso che più o meno sapete come la pensiamo, no? Sono delle valide alternative, ragazzi, quindi noi purtroppo, essendo in negozio e facendo quello che ci chiedono i clienti, al momento non abbiamo avuto modo di avere esperienze di presa diretta, non ancora almeno, con processori configurazioni del Ryzen. Lavo, ci puoi scrivere via mail info@easyfix.it, quella che vedi in sovrimpressione. Iniziamo alla batteria di pentole. Cosa consigliate come CPU? Economica dipende cosa ci devi fare in realtà. La pasta termica l'hai fatta sostituire Pitchman, ma ti hanno anche pulito tra dissipatore, cioè le lamelle del dissipatore e la ventola ti hanno pulito, che in mezzo si fa il cuscinetto. Avrei visto la foto su Instagram, quella di poco fa, che ho smontato un D-Busel in fondo e c'era la striscia di polvere come quelle che si fanno di genere sui portatili. Ci devi abbinare a 1060 3 giga minimo ti prende almeno un i3, quindi a breve vi arriva un ordine da me. Allora, se mai veniste a Lettra Comics vi porto due lanci. Mamma mia, non ci facevo far sentire male, santo, quasi non vedo. Ciao ragazzi, vorrei cambiare il mio i5 6500, cosa consigliate? A meno che non fai The Brother, a meno che non fai, bello il nome The Brother, è scritto come si pronuncia, a meno che non fai un upgrade sostanzioso, quindi passi a un 7700K o un 7600K, ti consiglio di non cambiare per il momento, aspettare magari la serie 8, quindi Coffee Lake o Kaby Lake R, che almeno così il salto sarà più alto. Se no tu passi, se passi dal 6500 al 7500 non noterai nessun tipo di differenza, a meno che non fai montaggi video, ma in realtà dovresti prendere un i7 in quel caso. Allora ragazzi, il problema è utilizzare S340, ma ho bisogno di un masterizzatore per scuola, se ne compro un esterno masterizza anche il solo lettore, grazie Michele. No, in realtà intorno ai 20-25 euro trovi dei lettori e dei masterizzatori CD, DVD esterni USB sotto la cifra, quindi comunque puoi anche masterizzare. Il modello consigliato noi sul sito trattiamo l'LG, se lo vai a vedere comunque è molto slim, si alimenta solo con la, grazie solo all'USB, non alimentazione a parete, funziona bene. Gli AMD fanno competizione Intel? Sì, per questo si sa, meno male che si fanno competizione, almeno sono spronati a dare sempre il meglio invece di dominare il mercato. Non lo so se ha pulito il dissipatore. Questo dovresti vedere, perché comunque sia, se non è stata tolta il tappo da lì in mezzo, solo la pasta termica non ti fa risolvere il problema. HyperX Fury o Vengeance, ma in realtà sono equivalenti, quindi comunque la differenza, tanto se tu leggi che il tempo di risposta è quello, la frequenza è quella, in realtà cambia più che altro un fattore esterico, i chip di memoria che usano, ma in realtà calcano alla stessa velocità. Bella JDB, ci troviamo alla prossima. Sì, andrebbe anche bene Ryzen 3200, i laser però comunque non ti so dire che non l'ho testato, dovresti vedere il benchmark e valutare se prendere Intel o Ryzen in base a quello che ci fa. A te servirebbe un lettore floppy 720 esterno, mamma mia, di colori da zip proprio. Io amo quel case, è vero, Giovassili, molto bello questo case. Grazie mille, il prossimo mese vi porto nuovamente il PC che lo upgradiamo un po', grandissimi. Vi porto nuovamente il mio PC, quando ce l'avevo io, perché non mi ricordo. Quando ce l'ha portato? Stefano, quali sono le cuffie da gaming preferite? Sennheiser, amico gamer, utilizzo le Sennheiser, uso le Game One. Sono quelle aperte, fanno le Game Zero, le Game One. Vincenzo, il 7600 è un ottimo i5, si potrebbe dire che è un 7600, che è un i7 castrato, va a vedere che qua sta quasi come un i7, però si chiama ancora, fa parte ancora della famiglia i5, un ottimo processore, quello è una buona scelta, però se vieni da un 6500 non hai tutto questo grande boost, insomma. A Bastard hanno fatto un Delete Drago con ben 5.2, sì è vero, se fanno l'upgrade, se dopo l'overclocki lo puoi portare bel su, in realtà se tu non overclocki le temperature vanno giù, quindi comunque è buona in tutti e due i casi la cosa. Va bene Francesco, non ti preoccupare che se stai seguendo la live che è già iniziata, perché in realtà non ti sei perso granché per il momento, perché siamo semplicemente ancora, abbiamo smontato dal vecchio case i componenti che andremo a montare in questo, adesso stiamo preparando questo. Ciao ragazzi, alla prossima.
a quando la prossima 1080 Ti in live? Non appena c'è un cliente che si fa un bel PC, ma sicuramente andando verso Natale, verso le feste, insomma verso l'inverno, ce ne saranno tanti. Poi, ma se in quel caso si mettesse il radiatore da 340 frontalmente, il 240 la parte superiore, un custom loop? Allora sì, 360 ce lo potresti mettere davanti e 240 volendo anche sopra. Il problema è stare un po' stretto per metterci poi la pompa, insomma, per creare lo spazio per i tubi. Poi se li fai in gomma è più facile in questo caso, perché è più stretto e con la gomma li fai fare un po' di movimenti. Se lo fai in acrilico diventi matto. Non abbiamo schede audio con jack da 6 mm per chitarre elettriche, no, perché purtroppo non c'è molta richiesta in ambito computer di jack da 6, quindi no, dovresti prendere una scheda audio esterna che ce le ha, quindi comunque sono schede audio delle varie marche che trovi ai negozi, quindi che vendono componenti audio. Ah, mi manca la vecchia vista, la mascherina. Ha risposto H170 Pro con i 5 6.5 e no. 9.70, presto la cambio nella 1080, mi consigliate di cambiare scheda madre e se sì quale? Il problema non puoi cambiare, potresti anche cambiare solo scheda madre, ma con quel processore non so se ti conviene, quindi è un paradosso, ma io lascerei così e poi lo cambierai più avanti, perché ti convierà a cambiare quello e il processore quando magari uscirà la nuova generazione. Qui intanto aspettano il ditone. Fra un po'. Devo cambiare scheda video, che sarebbe una 1070. Il problema è l'alimentatore, che ho un VS550 della Corsair. Cosa mi consigliate? Prezzo sui 110, ma 100-110 euro già prendi ottime serie, sia Corsair, Antec, Seasonic, quello che vuoi, modulari, almeno Gold, quindi vai abbastanza tranquillo, vanno bene tutti. Gio Vassili, sì, in questo case in realtà non è che in questo case sono difficili da fare i tubi in acrilico. Il problema è che se metti comunque radiatore qua, radiatore là, devi fare più tubi e diventa poco lo spazio una volta che metti la pompa con la vaschetta. Quindi hai difficoltà più che altro a cercare di fare dei tubi così precisi da riuscire a fare tutti quei tubi, perché in realtà sono 2, 4. Sono 6 tubi, quindi comunque da fare 6 tubi in acrilico in un case del genere che hai poco spazio qui di manovra non è il massimo. Cioè, ma The Brother prima parlavo tu, dice era il PC con le RAM bruciate e pensavo fosse la scheda madre, così ho cambiato scheda madre e RAM e avete messo anche una foto su Instagram. Ah sì, no, perché mi ha detto mi porterò a fare un upgrade del mio PC, quando ce l'ha portato che PC era, adesso non mi stavo ricordando. Ah ok. Beh, se andava la foto su Instagram vuol dire che meritava, in bene o in male, perché certe volte mettiamo pure quella che è male. Quella di prima del DV7 che c'era la lana all'interno, sì. Anche quella meritava, ma in senso negativo. Lana Merinos, proprio, l'originale proprio. Allora, le schede video sono aumentate di prezzo, Vincenzo, da un bel po' da quando c'è stato il fenomeno dei miners. E purtroppo mi sa che rimangono così. Per il momento sì. Allora. Joe dice allora li prenderò in gomma. Se le fai in gomma riesci a farlo anche in questo case con due radiatori, perché in gomma ti giostri molto meglio. Pure se devi fare un pezzettino, una mini curva con tubo in gomma è molto più facile. Quell'altro diventi veramente matto. Stefano, una buona scheda video a 300 euro secondo voi? 1066 GB, che costa un po' di più di 300 euro al momento perché è salita, però più o meno quella, che sennò dipende da 1050 Ti. Se no potresti provare a vedere che prezzo ha la 570 GTX, sì, la GTX, la 570 di AMD, però quella vedete voi. Se da mai poi si rompe, dice questo, ma pure consigliato. Quanto si guadagna col vostro lavoro, Stefano? Poco. Stefano prende 7,90 in busta. Lo possiamo dire. Poco, si guadagna poco. Cioè in realtà si guadagna poco, si guadagna come un lavoro normale. Un lavoro normale da operaio. Ma un lavoro normale, però. Vabbè, c'ha i suoi pro e contro da un'altra parte. Roba che se facevi il commesso per una grande catena ti veniva riconosciuto ogni singola cosa. Naturalmente le aziende, ma in tutta Italia è sempre stato così,
le aziende, diciamo, a conduzione familiare ti portano che comunque devi anche scendere, cioè, devi fare dei sacrifici, ovvero pochi giorni di ferie l'anno, perché il negozio sta chiuso pochi giorni, se qualcuno si ammala l'altro deve fare più ore, se stai male devi cercare bene il lavoro per forza, insomma è un venirsi incontro, però si guadagna normale, non sono un... Sì, poi posso dire di positivo rispetto a tanti altri lavori, c'ha una serie di cose, innanzitutto se lavora col pulito, cioè nel senso non ti... come si dice, non ti sporchi le mani, non perché non te le sporchi fisicamente, ma è un lavoro comunque pulito che fai in un'area, in una zona pulita, quando torni a casa sì, stai ma non è che dicevo torno, non posso andare a cena e me lo fa per forza una doccia, perché non è che si suda qua dentro più di tanto, quindi sì, vabbè, lavori con l'aria condizionata, quindi lavori al fresco, non lavori... È un lavoro comunque privilegiato, nel senso, ecco, se squilla il cellulare per una questione personale noi possiamo rispondere, se vuoi uscire a fumarti una sigaretta, io non fumo, ma Stefano sì, puoi uscire, apri la porta e te la fumi. Non è restrittivo come tante altre cose, insomma, quindi è tra virgolette, io lo considero un lavoro, diciamo, per alcuni versi privilegiato rispetto a altri. Esatto. Ma voi siete bravi, il negozio di PC che c'è da me, gli ho chiesto i pad termici e non sapeva cosa fossero. Vuol dire che non è un negozio di PC. Vuol dire che comunque lì purtroppo i negozi di paese, non so. Paese, magari paese. Abita sulla Tuscolana. Se abita sulla Tuscolana vuol dire che è un negozio che dovrebbe chiudere. A me non dico che ci dia avere, ma almeno di sapere che stiamo a parlare. Guarda, se arrivi tra i 40 e i 50 euro riesci a prendere o il Master Liquid Light 120, io ti consiglio sempre al liquido, o il Light 120 o l'H600 Pro con 6-7 euro in più rispetto a quello che hai detto, quindi uno di questi due. No, noi siamo diretti per la maggior parte dei marchi che trattiamo, diciamo per un buon 70%, quindi ordiniamo direttamente dalle case o comunque dal relativo distributore ufficiale delle varie case, quindi compriamo ufficiale, applichiamo il listino ufficiale di queste case. Poi ci capita che alcuni marchi che magari trattiamo meno, se ci chiedete qualcosa lo ordiniamo non tramite la casa, ma magari tramite, come ti posso spiegare, tramite, diciamo, una succursale, mettiamola così, non direttamente dalla casa, perché per ordinare diretto devi fare tot volumi, noi al tot volumi li facciamo solo con alcuni marchi, non con tutti. No, paese piccolo, Marcello Grandi. Che paese è? Dici. Ma è così. Che alimentatore mi consigliate per una 1060? Ma se prendi l'alimentatore certificato almeno 80 plus bronze e almeno che sia 500 watt buoni, ma ti consiglio di stare sui 600 per stare tranquillo con la curva, diciamo, dell'alimentatore, eccetera eccetera, 600 watt buono, 60 euro insomma, hai preso un alimentatore che ti consente di montare quella e anche la 1060. Alessio Tommasi, mi ricordo quando Ste ha fatto un video con un PC economico da 300 euro circa un anno fa, che ricordi? Allora, innanzitutto è impossibile essere un anno fa perché noi con YouTube abbiamo iniziato a dicembre. Vabbè, però comunque è vero, ci stiamo avvicinando un anno. È vero, però PC da 300 euro, forse l'assemblaggio quello rapido del nostro basic. Sì, era PC economico. Lo sai che c'è anche quelli, noi ne assembliamo tanti di quelli, il problema è che non ve li facciamo vedere. Che ve facciamo vedere? Cerchiamo di farvi vedere quelli un po' più belli, no? Per forza. Allora, Gonzaga, provincia di Mantova. Sai che c'è? Se è uno di quei posti piccoli, molto piccoli, dove c'è solo un negozio di computer, purtroppo non ti posso dire che chi magari ce l'ha neanche più o meno, non è molto predisposto neanche ad aggiornarsi, perché comunque lavora con le realtà, quelle aziende locali, le persone che abitano lì, e quindi non sente la necessità. Una piazza come Roma o comunque una città grande ti porta per forza a voler sempre fare di più, perché c'è più gente, ma c'è pure un sacco di concorrenza. Già. Che noi sbaragliamo, ovviamente. Giustamente. Mani basse proprio, come dici. 9.000 abitanti. 9.000 abitanti non è proprio piccola, dai. No, però ci può stare che il negozio computer è quello di, diciamo, di Pipponina. Ma sì, io vi dico, ragazzi, quest'estate sono andato lì in montagna a casa di un amico, ci serviva un box da 3 pollici e mezzo per un hard disk SATA, che di fatto era l'hard disk dell'Xbox, quindi c'erano i giochi dentro, c'era tutto il box.
ci serviva un altro box. Vado al negozio di Tagliacozzo, non so se conoscete Tagliacozzo, sta vicino comunque andando verso l'Aquila, quindi sulla Roma l'Aquila è uscita. E questo negozio entro e gli faccio: vai, servirebbe un box a 3,5 SATA. Ok, ce l'aveva, ce lo sconta, ce lo dà, perché dice giustamente, cioè, non quando si vende, capirai, quando mi ricapita, ce lo dà. Torniamo su a casa montagna, lo monto, sento un odore strano, puzza di bruciato, insomma, e non parte niente, non funziona. Lo chiamo e dico: guarda, purtroppo è danneggiato, è rotto. Te lo sto riportando. Voi immaginate me che torna al negozio computer, acquista una cosa come un utente normale, e dico: porca miseria, ne so più io che il venditore in questo momento. Arrivo lì, faccio: guarda, è rotto. Lo prova, prende un altro cavo, lo riprova. Alla fine fa: sì, effettivamente è rotto. Bene, ce n'hai un altro? No. Calcola, per 4 giorni mi ha prestato la sua docking station SATA che utilizzava in laboratorio. Stavo gentilissimo, è stato il laboratorio che usava il laboratorio, me l'ha prestata, metto senza conoscermi, metto: guarda, l'importante è che poi quando andrai via me la riporti. Dice, perché quella ci lavoro. Quindi me l'ha data, però per farti capire, è un paesino piccolo, cioè hanno poche cose, sono poco forniti, naturalmente sono. Magari fa anche cellulari, cioè per cercare di abbracciare un po' tutto il paesino, è il punto di riferimento per chi magari vende le cover, i giochi per le console e poi magari ripara anche computer. Quelle in realtà un po' così mix. Allora, io sono in una città di 16.000 abitanti e il negozio di PC non ha componenti in negozio, solo scatole. E può darsi che se fa così magari non gli conviene tenere componenti a terra. Sai, anche noi ci sono alla fine su diversi livelli, anche a noi piacerebbe trattare più cose. Il problema è che poi quando tieni troppa roba a terra, poi la roba quella va pagata, quindi neanche si possono tenere fermi migliaia e migliaia di euro. Se è un negozio di una città piccola non gli conviene magari tenere neanche una scelta di 3 processori, 3 schede madre e 3 RAM, ma preferisce fartele vedere da internet e ordinartele nel momento in cui vai, prima di assemblarti il PC. Santo Morabito, ecco, questa è la domanda che arriva sempre: che scuola avete fatto? Io sono geometra, Stefano nessuno. Stefano c'ha la quinta elementare. Non è vero, la terza media. Sono al step successivo. Pure tu fai i cellulari, sì, è vero, ma io lo faccio perché quando sono rompi scatole, metti a mano il cellulare e mi aggiusta. Se no non. Noi in realtà ripariamo tutto, pure dei cespugliatori, come hai visto, quindi. Allora, mi serve intanto. Dei cespugliatori è un casino, raga, Beh, faccio il cespugliatore perché c'è un motore a scoppio. Bisogna smontarlo tutto, pulire il carburatore, l'iniezione, queste cose qua, quindi è figo. Quanti siamo? 82. Quanti like? 53. Allora non manco lo dico, Che c'è del divino pesante? Stefano alla terza media come me. Andrea Guarnieri. Sì, ma ci io... mette sempre dislike perché non facciamo roba con MD, okay. Però intanto sta sempre più a guardare. Okay. Anche se a Lecce c'è nel negozio che si pagano più del dovuto circa 105.000 abitanti. Vabbè, ma Lecce è una realtà già più grossa, Cosa ne pensate di Girada? Vorrei fare un vlog su Girada, purtroppo io ho fatto la mia previsione, cioè Girada potete usarlo se avete dei soldi in più, che comunque sia Girada per il sistema che ha, che di fatto è uno schema Ponzi mascherato, prima o poi arriverà alla chiusura. Questo ovviamente non è detto che avvenga in un mese, non è detto che avvenga in un anno, cioè Girada può mantenersi anche per 10 anni. L'unica cosa che c'è di sicuro è che chiuderà, perché nel momento in cui chiuderà prenderà i benefici di quello che ha fatto, perché vendendo la roba sotto costo ovviamente questa piramide, una fila deve rimanere fregata, e sarà quella in fondo, quella in basso. Quella in basso si saprà che sarà quella in basso quando sparisce tutto insieme. E dice: ecco, io ero l'ultima fila. Cioè tutti quelli che hanno acquistato e non hanno ricevuto, quando quelli decidono di... Ma non è che per forza l'ultima fila. Se tu stai in coda per aspettare di prendere un oggetto, se quelli da in quei 3 mesi che tu aspetti chiudono, tutti quelli che stavano in quei 3 mesi sono stati fregati. Quelli di prima sono stati fortunati a riceverlo, e quelli sono l'esca, diciamo, che ti fanno dire: ah, vedi, questa arriva la roba, quindi l'acquisto. Però no, l'EPA no, Vincenzo, l'EPA no. Mi sono appena concesso. Che cosa ti sei concesso? Io abito all'isola delle femmine, con nessun negozio di... Beh, l'isola delle femmine penso che stai in un... Grazie a Dio te sei un uomo. Sei l'isola delle femmine, cioè, pensa che bello. Allora,
Questi li togliamo. Allora, il mio paese avrà all'incirca 6-7 negozi di informatica e ha 30.000 abitanti. Joy, dove abiti Joy? A questo punto mo ci devi dire qual è questo paese. A parte che 30.000 abitanti non è un paese, ma è una città media. Comunque 30.000 abitanti stai a livello che potrebbe essere non un capoluogo, ma è probabilmente una provincia. 30.000 ci sei, eh? Calcolo che nel Lazio la maggior parte delle province sono intorno ai 50.000 abitanti, quindi non è che ti discosti più di tanto. Crema, vedi. Fa provincia, sì. Sono ignorantissimo in geografia, eh. Allora, no, c'è Alessia. Non c'è Alessia oggi a bannare gente. Ma in realtà c'era prima, no, non so che fine ha fatto. Ha salutato quando è entrata. Mi consiglio, perché adesso si è fatta il PC, avendo il PC comunque sia se la nerda anche senza scheda video, quindi prende saluta e se ne va. Giustamente. Che mi consigliate di fare dopo la scuola per un futuro migliore? Faccio l'informatica. Guarda, io in realtà vado un po' controcorrente, non vorrei essere diseducativo. In realtà quello che è il futuro migliore sei tu che lo decidi, nel senso. Io ti posso dire, noi lavoriamo grazie a passione e manualità. Quello che devi sviluppare nella vita, se vuoi fare un lavoro del genere, non è tanto lo studio smodato che arrivi a 35 anni, c'hai 3 lauree in ingegneria e non sei capace di usare il cacciavite. Devi sviluppare una buona manualità. La buona manualità nella vita ti consente di fare tutto, di risolverti la maggior parte dei problemi da solo, e se sei appassionato in qualcosa ti diventerà anche un lavoro, te lo posso garantire. Sì, perché una volta che sai usare le mani, tutto viene facile. Vuoi diventare meccanico, vuoi diventare qualsiasi, a meno che non c'è un talento innato, ovvero sei bravo a dipingere, dipingi, cioè sei bravo a disegnare, fai grafico pubblicitario, queste cose qui. Se di fatto non spicchi in nessuna di queste cose, che ne so, non sai, buttati su qualcosa che ti faccia diventare pratico, sveglio con il cervello, quindi anche lavori che inizialmente ti mettono un po' sotto schiaffo, che ne so, anche fare le consegne al bar ti sveglia, capisci meglio come funziona il livello lavorativo, come si socializza con le persone. Meglio trovare un lavoro che stai a contatto con il pubblico, inizialmente farai un po' la gavetta, un po' di difficoltà perché comunque c'è l'imbarazzo iniziale, ma una volta che, diciamo, rompi questi indugi, hai, ecco, diventi più estroverso, ti migliora generalmente un po' in tutto. Stefano, ci piace l'Apex Lugano 240? No, non ci piace. Con 2000 abitanti, a me c'è uno che dice di avere un negozio informatico, vi dico solo osceno e non per i prezzi ma per la competenza, e questo mi dispiace. Ci ho suonato a Crema, intanto si controbattono da Twitch a YouTube se la chiacchierano. Bene. Alessio Tommasi, comunque stai adesso nel Salento, il lumare non è perfetto, fa freschetto. Illusore. Ciao, non so se vi ricordate, ma sono quello che dicevo che l'alimentatore faceva uno strano rumore, adesso ho cambiato l'alimentatore e non è cambiato niente. Continuo in un altro messaggio, ok. Prima, anni fa a Firenze c'erano molti negozi di informatica, ultimamente sono spariti quasi tutti, e questo perché voi maledetti comprate solo su internet, siete voi che li fate morire. Sì, è vero. E diciamo che, ragazzi, alcuni meritano di chiudere, non è che dico che sono tutti bravi, però tanti negozi dovrebbero chiudere, ma il fatto che uno cerca sempre giustamente il risparmio per se stesso e quindi magari acquista sempre online, dà moto a Amazon, come in questo caso, di espandersi, e i negozi piccoli sempre più in difficoltà perché devono sostenere dei costi di chiudere. Diciamo che dovremmo essere bravi noi a darci una mano a vicenda, ovvero che noi magari cerchiamo di essere il più preparati possibile, quindi avere la merce e tutto quanto, ma dall'altra parte bisogna che le persone ti vengano da te e ti dicono: lo voglio comprare da te perché preferisco aiutare un negozio che, se mi serve un cavetto, ce l'ho sotto casa, piuttosto che doverlo ordinare anche quello. Cioè, se faremo così, prima o poi, anche se ti serve la carta igienica, dovrai ordinarla online. Quindi questa è un po', dovrebbe essere un po' una cosa di unione, di forza che ci dà. Guarda, Federico Lupieri, non ti so, in particolare ti dico, io, noi non amiamo le scale video Gigabyte, non per il marchio, ma per una questione che nel tempo ci siamo fatti noi l'idea personale, maneggiandole, sostituendole, eccetera, eccetera, che siano comunque meno resistenti delle altre. Quindi non ti voglio dire che è quella, però prova a appoggiarcene un'altra, se con un'altra non te lo fai è quella. Allora, è vero, manca il ditone e io dovrò togliere la pasta termica che ci danno insieme a dissipatore già preapplicato. Questa la togliamo, la nostra carta igienica, che in questo caso si presta molto bene per fare questo genere di cose. Squalo nero, attenzione, ragazzi, squalo. Fatemi gli auguri perché a breve farò la prova dentro Amazon. Oh!
Mazza, quando entri avvisaci. Sì, così ti blastiamo tutti i giorni. A parte invertire, tu all'inizio hai fatto, mo tocca. Mo tocca. Una volta per uno, eh! Bene. Allora, me la fate aprire una filiale catanese di Six. Ce l'hanno chiesto in tanti, sarebbe un problema poi per noi gestirlo. Vero. Però ci piacerebbe, prima o poi magari. Sapete se la Corsair fa anche alimentatori bianchi? Non mi risulta, però non te lo posso mettere per iscritto. Sì, bianchi no, bianco. Seasonic. Seasonic bianco, eh. Ha fatto Seasonic. Stefano, io la faccio la spesa su Amazon, sì, ma tu compri pure da noi, quindi tu sei. Quello che non abbiamo lo puoi comprare su Amazon. Stefano, si salva perché noi non possiamo comprare i BMW su Amazon. Giusto. Nel momento in cui. Ma Amazon stava a mettere le macchine, eh? Attenzione. Allora, pasta termica, esatto, un altro pezzo di carta. Batta la pia. Io mi do una percentuale di risparmio, se devo risparmiare 20 euro su 500 di spesa compro in negozio fisico, se poi il risparmio diventa più pesante almeno ci penso. Anche questa è una filosofia che può essere giusta. Intanto vedo anche del Big Bang Theory, bravo, vorrei comprare un alimentatore modellare. Che lo puoi modellare come vuoi e dei cavi slivati, solo che non riesco a capire se sono universali o se vanno bene. No, non sono universali, ogni marchio, anzi ogni serie di alimentatori ha la propria serie di cavi slivati. Se sono prolunghe però è il discorso, se no devi comprare le prolunghe vanno bene su tutto. Siamo pronti? È già un po' sporco perché già io ho dato prima, quindi. Che cosa c'è in quel liquido che hai messo nel distillatore per togliere la pasta termica? Quello è un segreto. Veleno per te. È l'Arctic Silver Clean. Nessuno sa la composizione, ma vi posso assicurare che scioglie qualsiasi cosa. Scioglie tutto, raga. Scioglie. Quando dice non riesco a levarlo manco con lo spirito. Che ci abbiamo tolto l'ultima volta? Che ti ho detto proprio. Ah! Sul telefono che avevo cambiato c'era l'Attack. E ti ho detto prova l'Arctic Clean. Scioglie anche l'Attack, provato. Allevata. E non hai intaccato il display del telefono, eh? No. Profuma di limone. Ah, ditone, siamo partiti. Ho lo store su Amazon, le moto sarebbero anche vendibili, le commissioni sono il 5%. Vabbè, 5% vedi, magari sulle moto il 5%, sull'informatica all'incirca pure, il problema è che il margine nostro è sotto al 10%, quindi fatti i tuoi conti e datti una risposta del perché non possiamo vendere poi. Allora, questo abbiamo risposto. Il vantaggio del negozio è che hai il prodotto subito. Certo, dipende che negozio è, perché se poi è un negozio che. Cioè, il negozio che non ha senso di esistere, secondo me, è il negozio che non ha poi prodotti disponibili e te li ordina. Magari te li ordina su Amazon, quindi. Li fai un passaggio in più. Li fai un passaggio in più inutilmente. Che differenza c'è di gradazione tra Arctic MX 4 e il 5? Guarda, questo in particolare non ti saprei rispondere, perché normalmente le differenze sono minime, però non ti so dire nella fattispecie. L'MX4 dovrebbe essere, tu detto sulla carta, leggermente superiore, cioè quindi migliore a livello di prestazione come dissipazione. Dovrebbe, però, perché da bench poi è sempre relativo, però più o meno sono equivalenti come tipi di pasta. La gradazione invece non ti so dire poi. Sì, Gino, il PC ovviamente lo spediamo, così come tutto ciò che abbiamo in catalogo. E praticamente l'acido muratico no, perché l'acido corroderebbe anche le altre cose, quindi quella non rovina il resto. Non so cosa c'è dentro. Profuma di limone, quello sarà una cosa profuma, a base di. Profuma anche, cazzo. Sì, sì. Sarà una cosa a base di limone, aceto, tutte cose che sciolgono. Però non è corrosivo né per le mani, non è corrosivo, non è dannoso. Gli altri prodotti hanno una commissione del 15% comprese però le spese di incasso. Ma tu che cosa ci vendi? Anche tipo le parti di ricambio, quelle cosettine là, accessori. Dunque prima o poi, noi perché non capitiamo a Frosinone, ma prima o poi tanto ci veniamo a trovare. A Frosinone sì, ci vengo, cioè ci passo spesso perché vado a Ceprano, quando vado a Ceprano ti verrò a trovare a Frosinone, Stefano. A Ceprano, capito? Vedete i prodotti usati, certo, speriamo sia il nuovo che l'usato, non c'è differenza per noi. Allora, cosa puoi aggiornare, Don Andrea Alfieri? Con quello che hai detto, di base adesso nulla, è uno slide 970, potresti mettere una 1080 Ti, però io vi consiglio sempre di non aggiornare fino a che non arriva secondo voi il momento, cioè quando vedete che c'è, ok, adesso per quello che faccio non va più bene, in quel momento aggiornate.
grazie Alessio, sei troppo buono. Non è alcol però, perché non odora di alcol, ragazzi, non c'è alcol all'interno. E non so come cavolo è fatta sta cosa. Però c'è scritto tenere lontano dai bambini, cioè, io un Master Case Lite 5 andrebbe quel distillatore, non andrebbe quel distillatore, quello devo prendere. Io ti consiglio per il Lite 5 uno a singola ventola, quindi H600, Light 120, Seidon V3, questi. Se tu devi andare verso Sora, lì c'è il comune di Pescosolio. Lo so, lo so. Tutte le quelle parti là, Allora, intanto quello Sora lo possiamo rimettere. Poi. Grazie per i complimenti, Alessio. La ventola che stiamo usando è da 750 watt ed è un 80 plus bronze. Il cliente giustamente, a fronte della spesa, che lui in realtà era entrato semplicemente per la scheda video, poi dopo ha deciso di fare case e il case raffreddamento al liquido, e in più ha detto qual è il suo periodo, riesco a fare la scheda video in prima botta, alla fine ha detto facciamo tutto, quindi l'alimentatore ha detto se posso non lo cambio in questo preciso momento. Ah, poi abbiamo Massive HD, che credo sia Massive for the win alta definizione, se ho ben capito. Sto iniziando l'università, ho già un fisso abbastanza potente. Dite che con 700 euro prendo un notebook decente, ovviamente non per giocare, o metto gli altri 300 euro per qualcosa di più potente. Allora, ti consiglio la linea di MSI, che parte da 599 e a 699 già credo che prendi un bel i5 serie HQ. Sono molto belli, potenti, non vanno bene per giocare, però sono ottimi prodotti. Devi scrollare perché... Un attimino, sono un attimo impegnato. Questa è una parte delicata. Poi storia triste, non lo so. Ah, ok, sta. No, Little il cemento armato perché chiama la pasta termica nel complimento, ci ha lasciato mezzo litro di alcol a morbidire. Lo so, con questa avresti fatto sicuramente meno fatica. In quei casi ti torna utile quel tipo di prodotto che ti aiuta a sciogliere. Poi penso. Non si danneggia nulla. Quel prodotto che ha usato Fabio non c'era prima, tutta la vecchia pasta termica secco, te lo posso dire, l'ho usato persino di mia vecchia madre, è vero. Già semmati spese eccessive, prestazioni pessime, ma sì, si è rotta la chat, è vero, si è rotta la chat, adesso facciamo la ora subito Fabio Medullo. Ciao Gianfranco. Appena acceso il PC. Ah no, voi state parlando di voi. MS Tech, che diavolo è? Non l'ho mai sentito. MS Tech è un alimentatore di marca un po' economica. Quello è. Allora, qua, ok, qua. Proviamo a vedere se riparte, vediamo un po'. No, e mo alla chat come torna. Eccolo da nuovo, quanta differenza dal dentista. Ammazza, ci ho messo 5 minuti. Eccolo, oh, attenzione, c'è il Iannello. Attenzione, il buon Iannello è qui con noi. Si è rotta la chat di YouTube. Si è rotta. Salutate il buon Luca Giurato in arte Iannello, era la seconda Second Life, è qui con noi. Aggiustato. Benissimo, bravissimo. Puoi ripetere i componenti del PC che non sono stati upgradati? Che non sono stati upgradati sono i 7600K con scheda madre Z270 Gaming M5. Mannaggia il cuore. E non entra? No, ha fatto arrivare il cavo questo qui bello, tutto passato bene, e sta al contrario l'innesto. Ah, mo? Niente, devo farlo passare in un altro modo. Questo qui è quello per leggere col Corsair Link, per dargli tutte cose. Mannaggia miseria. Ma che 5 minuti, ci ho messo una mezz'ora buona. Allora mi è passato troppo veloce il tempo. Ragazzi, i like stanno aumentando, sì, ma siamo sempre meno, cioè vuol dire che ci sono 5 persone che non hanno messo il like, che siamo 77 su 80. Oppure sono entrate, sono uscite senza metterlo. Male. Male, malissimo. A tratti malissimo. Cioè noi ogni live minimo dobbiamo fare 100, sennò è inutile che stiamo qui a perdere tempo. Giusto. 82, ecco, già si comincia a ragionare. 82, ecco, adesso faccio 85, bravissimi. Adesso faccio pure una cosa che non si fa, me lo metto pure da solo, 86, vai così. Cattiva. Sta città stai, È un cittone, un pollice. Stai qua a città madre, però,
Qualche giorno vi mando la foto del mio case da ufficio modificato con i LED, una panda con i neon. Va bene, mandacela, la mettiamo da qualche parte. Questo se era leggermente più lungo questo capello. Ti abbiamo già risposto Gianfranco, S340 Elite. Fidati, fidati. Il bracciale che tiene è antiscosse? Sì, evita che io muoia folgorato dal case prima che lo attacco alla corrente. Questi dobbiamo comprarli e metterli sul sito perché non ce la faccio più. Io l'ho detto, tu mi dici no. Nella descrizione dobbiamo mettere il bracciale di Stefano, due punti. Antiscosse, sì, due punti. Così lanciamo poi quelli del braccialetto. Quelli del braccialetto. E del dito. Niente, questo lo fa passare a star prodotto, mi rovinerà l'estetica da morire questa cosa. Mannaggia. Lo so, purtroppo c'è il corset link. Poi Stefano è talmente minimale che il fatto di dover far vedere un cavetto per un software che lui non installerebbe. Ma cavolo, no, ma l'avete fatto con l'attacco al contrario, perché questo dice lo mandi di qua, ma non me ci arriva giù perché questo non c'è i buchi sotto. Quindi se no se ci arrivasse è sotto. È bello, sai qual è che mi fa arrabbiare a me? Che sono sempre loro! Sì, sono sempre loro, cioè hanno fatto un case senza buchi qui. Se c'è un buchettino qui per far passare questi cavi invece di fargli fa sta transumanza qui sopra al metallo. Mi facevi scendere, andavi dietro, scendere, e il cavo questo qui mi ci arrivava, quindi scendevo da qui, lo connettevo, invece no, guarda, ho dovuto fare, connetti, qua, guarda. Portare da gaming a 1200 puoi comprare, Robby, è molto semplice, dovresti riuscire a prendere la serie minima della Apache Pro di MSI, hai fatto un giro sul sito, sezione notebook, studia. Ma raga, 5 euro, manco su Amazon, secondo me se cercate in giro il bracciale lo potete fare, fai da te. Ah sì. Bracciale in realtà potrei anche farne a meno, questa sarebbe la risposta corretta, visto che comunque sia, ragazzi, vi posso dire che quando noi, io lo ripeto, non è che voglio fare quello che io vado in giro campo con questo coso, in realtà quando noi non facciamo video, io il braccialetto non lo uso, perché di fatto non si rompe niente, né con né senza, quindi potete stare tranquilli che potete anche non usarlo. E naturalmente ho detto non vi scartate le trate prima le mani, vedete mettercele sopra perché accumulate energia elettrostatica, normalmente non succede. Allora, tanto qua siamo messi bene, mi serve l'altra scheda. Allora, qua, così, che ci abbiamo? Quanti scopi? Amico mio, nada, grazie Ciro. Vai di trapano, perché? Ah, per bucare, dico, sì. Lo so, le trapano le starebbe bene, ma non voglio rovinare l'estetica del case. Comunque poi si vedrebbe, è un peccato, è un peccato. Allora, questa è la 1070, quella che c'è dentro, quindi è la gemella, ce la andiamo a mettere insieme per farci questo slide. La scartiamo, la apriamo. Eccola qua, togliamo l'adesivo questo qui, play hard, stay silent, questo qui, lo togliamo perché sennò la ventola non gira, cioè sì, e la mettiamo qua sotto, quindi la andiamo a mettere proprio qua. Sì, io c'ho quella. Così, messo, scatto, ok, vidi per fissare tutto. Quindi questa qui la vado a mettere qua. No, ce l'ha messa, la CG. Non faceva prima a prendere una 1080 di, ma già possedeva una 1070, vendere questa ci avrebbe perso, ci avrebbe messo sopra tanto rispetto a così. Poi comunque sia, quando ne possiedi già una e vuoi fare un upgrade, alla fine non vuoi vendere privatamente una scheda. Cosa ne pensi della 070 gaming dell'Atus? Ma non è male, poi bisogna sempre vedere il livello BIOS e tutto quanto, magari preferisco come anche tool che aiuta ad aggiornare il BIOS o i driver, per quello di MSI, perché funziona bene, fino a che funziona bene, perché pensare a un'altra. Ho detto anche su Telegram, sul nostro gruppo, che parlavate l'altro giorno di una scheda solo estetica, no, questa è bellissima, da vedere, non so chi lo diceva, se è tra voi che lo diceva, probabilmente diceva la Red Devil della Palit. La Palit, quindi comunque al di là dell'estetica considerare pure la marca. Allora, qua siamo messi bene, devo mettere collegamenti dell'alimentazione e questi ovviamente li devo mettere così. Allora, siamo messi in questo modo. Questi cari, dei quali sono? Questi
che poi qui mi servirà, già ve lo dico, un altro cavo di testamento che non c'ho perché non me l'ha portato, che devo collegare queste due che sono il regolatore appunto per le ventole, cioè quello che gli dà l'alimentazione. Sul mercato è già uscita la 0270 Godlike, non lo so, vedi? Sì e no, lo devi considerare come due batterie in serie, aumenta la potenza, sì è vero. Se giochi con risoluzioni più alte di 1080, due schede mica vendono tanto, eh. La Hall of Fame sì è vero. Qualcuno sa perché deve non fa video più di un mese, non te lo so dire. Perché è stato per montare il PC Gaming, ma non sono esperto, ok. Lo sarebbe già, non ci metti, sì certo che ci metto, lo metto dopo. Anche perché sennò non funzionano in configurazione slide in questo modo. Intanto mi porto i cavi davanti. Uno e due. Poi questo qui ci mettiamo gli SSD, ce n'ha tre SSD, quindi dobbiamo mettere due qui e uno qua. Quindi questi. Allora, bridge come dopo che l'alimentazione, ma in realtà tanto è staccato l'alimentazione, quindi in realtà mi serve solo, cioè lo faccio dopo perché quello lì lo omaggiamo noi, perché purtroppo non ci ha portato la scatola della scheda madre. Sai quanto è costata la scheda video di qualche live fa di proprietà grafiche? La Quadro costava mi sembra 1000 più o meno, era intorno a quella la cifra, la 4000, la P4000. Il gaming 8K è possibile nel 2017? Ma forse è possibile, sì, però penso che non devi avere veramente il portafoglio illimitato, credo, per poterlo fare. Ok, sì, poi è la stessa cosa che diceva Desidius. Raga, comunque ho provato R6 sul mio PC, 1.3, 2100, 2.50, la cosa bella è che sono riuscito a giocare quasi a ultra, solo lì mi sta facendo richiedere. Ah, tu c'è Rainbow Six, in 8K non credo neanche con 1080 Ti, cioè devi fare uno slide in 1080 Ti. Questo intanto io mi recupero gli SSD. Poi non sta venendo male però, devo dire, molto pulito in ogni caso. Due, e questo qui il terzo che... Ah, questo niente, lo devo montare per forza. No, vabbè, però non è detto. Lo posso usare come adattatore o avvitarlo direttamente qua. L'ho avvitato direttamente lì per fare una cosa, perché io sto facendo questo nel frattempo. Sto svitando i dischi, vedi? Ok, ha senso 32 GB di RAM con un i5 7600? No, Andrea, non hanno senso neanche con un i7, vi posso dire che io ho 32 GB e non li utilizzo mai, perché lo utilizzo solamente per il gioco, il PC, a parte l'utilizzo normale che può essere navigare su internet e cose simili, ma di fatto non ne sfrutto mai. Una volta ho provato ad aprire tutto quello che potevo aprire in contemporanea per vedere quanto andavo a occupare, sono arrivato tipo a 13 GB. Quindi no. Guardate la foto a Fabio, vabbè, dopo adesso la vedemo che torna. Tra le due e le quattro schede 1080 Ti per 4K. Sì, esatto. Esatto, infatti dipende pure dagli Hz del monitor, perché se fai 194 Hz è praticamente impossibile. Poi. Devo riuscire a inserire questo all'interno di questa macchina. Così. E metterci lei. Quale alimentatore ci vorrebbe? Ci vorrebbe almeno 1300 watt buoni per stare. Gli hanno bloccato per che cosa? 0356. Se fai uno slide 1080, infatti, ma non è tanto per lo slide 1080, che abbiamo fatto uno slide di Titan X poco prima che uscisse la 1080, e comunque sono due schede da 1400 euro, ne abbiamo fatti ben due, quindi la gente che ci spende ci sta. Il problema è tutto il resto, cioè il problema è per fare 8K di comprare dei monitor, dei pannelli, sono quelli che costano, perché noi stiamo comprando una tecnologia all'avanguardia, quindi sì, ce ne vanno tanti. SSD da quanti giga? Ma in realtà non ho neanche visto, cioè tipo questo, sono tutti e tre da 250 comunque. E niente, non hanno mandato nessuno, niente, questo non, il
lì dietro il case c'è posto un hard disk normale, giusto? Sì, Joe, cioè in realtà ce ne sono due. Questi due che vedi qua, queste sono due slitte per hard disk da 3 pollici e mezzo più due SSD, ma in realtà questo può essere montato anche qui, perché questi qui da 3 pollici e mezzo hanno anche il supporto per i dischi a 2 e mezzo, ovviamente. Quindi adesso c'è da mettere il terzo SSD, faccio così, lo prendo, mettiamo in questo modo, così, e ci mettiamo i viti. Ok, voi state parlando di un so di cosa, meglio così. Io intanto avvito qua. Poi questo intanto lo avvitiamo qua. Come sono le mob Asus, quelle che partono da 130? È che non lo so, non so che modelli so, dipende. E ti dico, di certo non ti consiglio, nel senso, mi dici, ah, io ho visto questo modello da Amazon e dice lo compro, ti direi boh, non te lo dico, nel senso che non mi va che mi chiedi consigliamento per acquistare da un'altra parte. Ah, comunque, oggi siamo messi bene, siete tornati tutti dalle ferie. Ma quando è che inizia la laurea? O le scuole? O chi sta in ferie adesso? Ci stanno tanti che stanno così, eh? Il fatto che allora, prendi questo così, io questo qua lo devo andare, mando uno qua, uno qua e poi due ci alimento questi qua, esatto, questi qua, mi manca un cavo SATA per alimentare quest'altro SSD, purtroppo. Questo lo mando sotto, magari dopo gli faccio, quando gli dà il cliente, gli faccio portare, gli faccio portare il carico, così almeno lo mettiamo. Comunque, fatto questo poi lo accettiamo qui, questo lo accettiamo qui così, qui non ci dà fastidio. Ok, quanti giganti di SSD? Sono da 250, c'è pure il tennista Stefano Scolaresco da parte della squadra italiana di Coppa Davis degli anni 90. Sì, lo so, quello è un mio cugino Stefano di tipo terzo grado, che l'ho visto forse una volta sola, che comunque purtroppo non abbiamo mai avuto modo di frequentarci, insomma. Ok, qui ci ho messo una fascetta, poi finisco di sistemare dopo e torniamo di qua. Allora, di qua stavamo così, l'ho lasciato in questo stato. Vedo PC sistemato abbastanza bene, i professori di sesta generazione con moltiplicatore sbloccato sono ancora validi o come aspettare l'ottavo? No, sono ancora validi, quelli di sesta generazione sono più che validi, poi in realtà i professori, se uno si fa un PC prettamente per gaming, va bene anche un professore di qualche anno fa, nel senso che comunque di 7 resta sempre di 7 per un gioco. Ci fai 4-5 anni con il 7, non un gioco. Per conto dice ci faccio montaggi, è diverso. Posto. Solo perché è figo il tasto turbo, me l'ha ricordato, vecchissimo il tasto turbo. Come vi ricordi la scritta quando spengere il PC, cioè ora è possibile spengere il PC, bellissimo. Poi clicca e spegne. Ryzen no? Ah, non questa parla sempre di altre cose. Allora, e questi sono i cavi di alimentazione, ci manca il ponticello, quello. Lo prendiamo qua, allora slide, questo qui, slide bridge di MSI, lo mettiamo qui, ecco qua. Ora è sicuro spegnere il computer, bravo, quello là era. Che spettacolo quella frase, aspettare quella frase, e poi quando invece misero il fatto che si spegneva da solo e tu facevi il figo, adesso ma li aspettavo per premere e spegne da solo, bello, e lì era qualcosa di esagerato. Allora siamo pronti per l'accensione, devo dire, no? Dai, andiamo, appicciamo il tutto, facciamolo esplodere, facciamo saltare per aria, vai così anche perché non so quale hard disk collegato, se c'era quello sistema operativo o meno, quindi io lo accendo, non aspetterò neanche Fabio per accenderlo, l'ho acceso diretto così, sono sparato. E ci siamo, ragazzi, perché comunque
Lampeggia, fa tutti i colori, fa tutte cose. Perché rompi la tradizione? È perché tu non c'eri. Lo so. Purtroppo così. Ah, l'ho picciato, l'ho ponticellato, l'ho acceso, va a video. Finito. Basta, raga, bella se non. Allora, finito, sto sul BIOS. Ok, che hai fatto uno straordinario di praticamente un'ora. Ah, una cosa sola, cioè ovviamente. Tre like per cortesia, mancano tre like per arrivare a 100. Nel frattempo non vi costa, non vi costa nulla, 100 cifra tonda, è brutto vedere 97, anche se 97 più 3 dislike fa 100, ma comunque sia non ci interessa. Nel frattempo io tanto rimonto questo, perché almeno lo vedete comunque nella sua interezza. Quindi fai così, no, perché il vetro davanti comunque cambia l'effetto, quindi certo. Pure bello vederlo con The Glass 101, grazie. 101, grazie. Uno solo ripreso. Ripreso hanno messo il like, hanno dovuto fare il preciso. No? Va bene. Ok, adesso mi raccomando, servono 96 dislike. Così facciamo 100. No. Mannaggia la miseria. Qui è partita poi un discorso che non sono riuscito neanche a cancello, poi la guardo. Ok, allora così è l'effetto finito. Naturalmente gli diamo un colore unico, quindi gli metteremo, che so, un bel rosso, cambiandogli il tempo del grip. Ma questo grip. Poi lo sceglie il cliente, ma perché va bene. Lo metto verde allora, va bene? Miseria. Verde così che fa blitz. Non c'entra niente. Blitz, allora... Fa blitz. Blu c'è stasera. No, ma è rosso perché risalta di più il rosso in cam, eccolo qua. Allora, la prima del giocato, diciamo così, se li salutiamo. Io volevo fargli vedere ammazza, comunque è molto bene, E io dico. Devo dire veramente bello. Niente, guarda, è il cavo che passa davanti, quello che. Quello, ma alla fine quello... boccia. Quello, guarda, vi faccio vedere al volo, vi faccio vedere com'è finito, cioè così vi porto all'interno. Quindi ve lo gustate per bene, le tre ventole davanti, siamo riusciti a fare un bel lavoro con le schede video. I cavi comunque non ci sono tanti cavi in giro, perché comunque considerando le tre ventole frontali più le ventole, queste traiettorie che stanno connesse su Pump Fan, quello lì della scheda madre, poi c'è il cavetto, quello USB che va di qua per il Corsair Link, poi ci sono i cavetti audio, alimentazione, bla bla bla, alla fine, a parte il dietro che è finito, bisogna finire a sistemare, alla fine è venuto un bel lavoretto, abbiamo comunque questo bel pitch. Sì, Stefano, se si possono ordinare, tutto si può ordinare, tu devi solo chiedere e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato, non chiedere soldi perché quelli no. Allora, poi cominceremo a segnare, quando poi avremo finito però e mi prenderò un 1000RR. Sì. 2017. Tempo lo fai. Lavoro perfetto, Ste, grazie ancora, ci fa molto piacere. Tanto poi i cavi, lui dopo si lamenta che dietro non si fa scelta bene. A parte, bisogna dire al cliente che ci dovrà portare un cavo di alimentazione SATA per il suo alimentatore modulare, perché comunque devo alimentare un altro hard disk. Perché prima c'era solo tre, ma c'ha pure i due SATA. Glielo diremo. Eccetera. Allora, ragazzi, la live. Ma quanto è durata sta live? Dai, poco. Un'ora e mezza, troppo, ok. Va bene, ragazzi. Ragazzi, noi vi salutiamo. Questa non era prevista, ma l'abbiamo fatta lo stesso. Lo sapete che ci piace. Sì, questo lo dobbiamo consegnare al PC e non è che potevamo farlo aspettare fino a venerdì. Metto, dai, facciamo una live senza che registriamo il video, così se la gustano e ci facciamo una bella chiacchiera insieme. Condividete i video, ragazzi. Se vi piacciono, condivideteli, perché per noi è importante andare in giro su Facebook, su quello che sia, con gli amici vostri. Condividete. Manda in giro. Non ho H100 Isola Mobo Hero, ci sta, siccome la Hero supporta sempre. Non lo so, sinceramente non ti so dire tutto ciò che supporta al momento, che è supportato da AMD, non ti so dire perché non ci abbiamo esperienze personali, non ci abbiamo messo le mani su. Va bene, ragazzi. Ci troviamo al prossimo video, sicuramente venerdì live, domani, e seguite altri video. Domani ne esce un altro, quindi vi aspettiamo venerdì prossimo, certo, domani esce un altro video. Non mi ricordo, mi sembra un mio video dove vi spiego come sistemare la parte posteriore del case. Quello dicevo prima, romperà le scatole.